Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescarabini. Sabato scorso e domenica scorsi è stata celebrata la solennità del Corpus Domini. Sabato scorso appunto nel pomeriggio c'è stata la solenne processione del Corpus Domini, ma c'è stata prima di questo la solenne liturgia eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignore Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne, che si è svolta presso la chiesa cattedrale di San Cetteo a Pescara. E allora noi andiamo ad ascoltare proprio che cosa ha detto nell'omelia Sua Eccellenza Monsignore Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne. Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Con questa autoaffermazione di Gesù, con cui si apre la pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato, e anche il versetto al canto dell'Alleluia, bene, con questo versetto possiamo sintetizzare magnificamente la solennità che stiamo celebrando. È Gesù stesso che ci dice: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Ed è Gesù stesso che ci invita a mangiare il pane per la vita eterna. E soprattutto il pane che Lui dà è la sua carne, il passaggio ulteriore che approfondisce l'autoaffermazione di Gesù, tutto questo è per la vita del mondo. Perché il mondo creda, perché il mondo si salvi, perché la linfa della mia presenza sia sempre all'interno dell'umanità. Ma andiamo con ordine nelle letture di questa solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. La prima lettura, la pagina del Deuteronomio, ci ha narrato quanto il popolo di Israele ha vissuto nel deserto, che ho fatto percorrere in questi 40 anni il deserto, per umiliarti e per metterti alla prova. Ma mentre ti umiliavo e ti mettevo alla prova, ti davo anche da mangiare, ti davo la manna, frutto misterioso che gli ebrei raccoglievano all'uscita del campo e dell'accampamento di Israele. Passando attraverso il deserto, luogo grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi, finalmente io ti ho nutrito di manna e ti ho dato acqua che sgorga dalla roccia. Questo evento, in modo particolare, forse più di altri, identifica il popolo di Israele, o meglio, identifica il popolo dell'antica alleanza. Quel popolo di Dio che doveva rendere presente in mezzo agli altri popoli la potenza di Yahweh, la sua signoria nella storia, il suo essere il solo Dio a cui dare onore, a cui rendere grazie. Popolo di Dio che camminava nel tempo e nella storia, popolo di Dio che nell'osservanza dei comandamenti che Yahweh aveva dato a Mosè sul monte Sinai diventava
c'era la possibilità di diventare comunità, di essere il nuovo popolo dell'alleanza. Infatti il brano così conclude: perché c'è un solo pane e noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo. Infatti tutti partecipiamo dell'unico pane. Popolo dell'antica alleanza che deve rendere presente Dio nel mondo, popolo della nuova alleanza che perpetua la realtà della presenza di Cristo mediante l'Eucarestia dentro la storia nuova che comincia dentro il cammino della Chiesa e dunque la salvezza annunciata per tutti i popoli, la salvezza proclamata e donata in maniera tangibile per chi volesse sedersi a quella mensa che faceva di tutti un corpo solo. Ed infine la pagina del Vangelo di San Giovanni, dopo il versetto iniziale che già abbiamo commentato, la presa di posizione di Gesù che dice molto chiaramente: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Di quale vita? Indubbiamente della vita spirituale, di quella vita interiore dentro la quale si realizza quell'intima comunione con il corpo e il sangue di Cristo che noi riceviamo. Ci sediamo alla stessa mensa e ci comunichiamo al corpo di Cristo. Dentro la nostra interiorità avviene il grande prodigio, il grande miracolo, Cristo che prende dimora presso di noi. Ma questo non basta, il dono è ancora più grande. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Popolo dell'antica alleanza, popolo della nuova alleanza che vive nella storia, popolo dell'eternità, popolo della parusia, dell'avvento definitivo del Signore, quando tutti saremo risuscitati. Farmaco di immortalità è l'Eucaristia, così lo definisce un padre della Chiesa, perché chi mangia la sua carne e beve il suo sangue ha la vita eterna e rimane sempre in lui. Ecco allora, fratelli e sorelle, ciò che viviamo noi questa sera, ciò che contempliamo ancora in maniera profonda, ma non solo questa sera, ciò che viviamo di domenica in domenica, quando la Chiesa ci convoca perché possiamo celebrare l'Eucaristia e i divini misteri. Non trascuriamo troppo facilmente l'Eucaristia domenicale. È lì il segno di quello che è accaduto prima della venuta di Cristo, durante la venuta di Cristo e ciò che accade quando Cristo torna nella gloria e il suo regno è già avveniente. Dentro la comunione dell'Eucaristia, nella domenica, il popolo di Dio testimonia questa sua fede nell'eternità, questa sua fede che viene da lontano. E testimonia anche, e questo ce lo dice l'altra festa che ci fa vivere il segno dell'Eucaristia, il Giovedì Santo sera, quando celebriamo proprio la memoria dell'ultima cena.
siamo un popolo congregato per l'eternità, ma un popolo congregato perché su questa terra, in mezzo agli uomini di questo mondo, noi possiamo vivere il mistero della donazione e della carità, il mistero della presenza nei riguardi di tutti coloro a cui il Signore vuol far giungere il suo amore e la sua carità. Ci aiuti lo Spirito Santo a vivere bene questo segno dell'Eucaristia, ci aiuti lo Spirito Santo a portarlo questa sera per le vie della nostra città, perché sia il segno di una presenza nel cuore della città, nel cuore degli uomini che vivono e brulicano in questa nostra città. Cristo deve essere presente e noi lo vogliamo portare, lo vogliamo offrire, non per una spocchiosa e forse superbia che vogliamo in qualche modo manifestare, ma quanto nella semplicità e nella verità di una preghiera che vogliamo donare nel cuore di questa città. E così sia. Abbiamo dunque ascoltato l'omelia pronunciata nella solennità del Corpus Domini da Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara Penne. Dunque noi ci salutiamo qui proprio con le sue parole e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di questo nostro GR tematico. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Grazie e a risentirci.